Oggi Gesù spiega questa metafora di uno seminatore che semina grano. È bellissimo, perché fa vedere che frutto possiamo portare quando, cosa succede, quando capiamo parola di Dio. Quindi sembrerebbe che siamo forti, intelligenti, furbi e qualcosa. Così succede, ma la parola che dice che parola che riferisce greca parola tradotta in capire, contiene, è costituita da due parole, una sin e una, quindi qualcosa insieme, e altra parte che significa mettere. Quindi significa che noi dobbiamo mettere insieme cosa? Di solito la parola non si capisce subito. Poi se leggi il Vangelo, leggi o ascolti qualcuno e pensi non capisco questo strano qua. È come scrolliamo avanti. I nostri dita sono adesso in un periodo di Instagram, Facebook e social media pronti a scorrere avanti. E non pronti a fermare la nostra mente e cercare e lasciarsi tempo, darsi tempo per capire. Perché cosa dobbiamo fare? Non solo mettere insieme parole del testo, ma nostre esperienze, nostre emozioni che proviamo, lasciarsi provare, collegamenti che abbiamo. Sì. Così succede il processo di capire. Quindi questi che non capiscono, è detto, non mettono insieme, lasciano come sta. Ma la parola divina non arriva a noi così. Deve essere connessa con noi, deve essere interagita. Così arriva, passa e agisce. E naturalmente Vangelo poi spiega noi vari modi, vari approcci che possiamo avere, che possono essere disastrosi. Per esempio, che ci buttiamo subito sul primo significato che noi arriva e tutto altro lasciamo perdere. E ci buttiamo e abbiamo, sì, tutto altro è sbagliato e quindi ho forza per andare verso, e solo io conosco questo vero significato. Sì, questo non è duro, non dura a lungo, quindi dobbiamo più o meno in processo di capire le cose, lasciarsi la libertà. Quindi una volta questo stesso testo può significare questo, ma non significa che non significa qualcos'altro. Che scopriamo questo, prima o poi scopriamo cosa significa. E così andata parola di Dio riesce proprio a infiltrare tutto di noi. È così più probabile che riusciamo a applicarla nella nostra vita. Così penso io. Grazie.